Benvenuti nella biblioteca di Pandora. Oggi parliamo del libro di Jean-Claude Michat, I misteri della sinistra. Un autore francese che rivisita criticamente parecchi aspetti del pensiero marxista per arrivare a delle conclusioni che nel dibattito culturale e politico odierno sono apparentemente spiazzanti. Ovvero sia, ne parliamo con Paolo Borgognone, ad esempio a partire dal fatto che già da fine 800, dal marxismo della seconda internazionale, si comincia a pensare, secondo i dogmi del materialismo scientifico, che per arrivare alla rivoluzione socialista o comunista, che dir si voglia, si debba prima compiere il ciclo della trasformazione dell'economia attraverso l'industria pesante, no? E quindi tutte le strati sociali intermedie devono essere in qualche modo spazzati via da questa locomotiva, da questo processo storico così irruente. Questo ha fatto sì che però si creasse una sorta di appiattimento sulle due classi principali, sui due concorrenti, appunto acerrimi nemici, che erano appunto il capitalista e il proletario. Questo ha portato però anche a un impoverimento culturale, soprattutto alla convinzione del tutto errata da un punto di vista della sostenibilità ambientale, che si potesse impunemente sottrarre risorse al pianeta per dedicarle appunto a questa forsennata costruzione di questa mega macchina capitalistica fondata sull'industria. Ecco Paolo, quindi secondo te il pensiero di Michat va dunque davvero alle origini di Marx e lo rivisita in maniera appunto stringente? Il libro di Michat è molto importante perché delinea i tratti fondanti della conversione culturale della sinistra da partito dei lavoratori a partito delle classi medie. Da partito dei lavoratori impegnati in un'azione di trasformazione in chiave socialista dell'economia e dei rapporti di forza all'interno dei propri paesi, a partito delle moltitudini globalizzate, cosmopolitiche. E questo è molto significativo di un cambio di fase del capitalismo e dunque anche di un cambio di fase a livello politico e ideologico e culturale ovviamente, di chi un tempo affermava di poter e di dover superare a sinistra il capitalismo, ma oggi ha preso atto, in qualche modo vigliaccamente, del fatto che il capitalismo non può più essere superato a sinistra, perché il capitalismo attuale oggi è già culturalmente di sinistra ed è dunque un capitalismo che marcia di concerto con quella che è una sinistra che basa la sua proposta culturale sul dogma della liberalizzazione. Dico vigliaccamente perché la sinistra si è arresa nella maniera più consapevole e più determinata a queste logiche di mercificazione e di adattamento alla società dei consumi e alla società di spettacolo. Questo già a partire dal 68, dal movimento del 68, che si è posto come movimento di critica radicale alle ipocrisie sessuali della borghesia dell'epoca, ma come movimento ultracapitalistico nei confronti di quello che era una transizione dal capitalismo europeo relativo al capitalismo assoluto, cioè non più mediato dai fattori intermedi che di fatto rendevano questo capitalismo per certi versi in qualche modo accettabile anche dai soggetti economici e sociali che ne andavano a subire le conseguenze più pesanti. Ecco Paolo, nel suo libro Michat fa anche tutta un'analisi di come il capitalismo, nella sua forma tardo novecentesca, abbia profondamente trasformato in senso negativo quelli che sono proprio i rapporti fra gli esseri umani. Ovvero, lui dice che la logica liberale capitalistica ha fatto sì che l'unico rapporto ritenuto lecito e legittimo ormai dalla cultura unica imperante è quello del contratto, ovvero dell'acquisto, della vendita di beni, dove per beni si può intendere anche il proprio stesso corpo. E quindi se ne evince che ormai la cultura, appunto, che stiamo vivendo, che sperimentiamo giorno dopo giorno, è una cultura dove non vi è più il bisogno del dono, non c'è, non vi è più il bisogno dell'obbligatorietà di relazioni umane che siano appunto affrancate dal rapporto legato al denaro, no? Sì, Michéa è in questo senso
focalizza bene l'attenzione, il suo pensiero rispetto al liberalismo come fatto sociale totale. Dunque non esiste un liberalismo culturale buono e un liberismo economico cattivo, come invece sostengono i cosiddetti fautori della sinistra radicale in Italia e in Europa. Michel parla appunto di un liberalismo culturale come vettore di promozione del capitalismo nella cultura, di un liberalismo politico come fattore di promozione appunto dello status quo neoliberale in politica, e poi del liberismo economico come principale protagonista della distruzione dello stato sociale e delle conquiste del movimento dei lavoratori nel Novecento, all'epoca del cosiddetto trentennio glorioso del capitalismo relativo europeo. Ecco, passiamo adesso, caro Paolo, al libro scritto da un allievo di Michel, Charles Robin, La sinistra del capitale e dell'alta finanza. Ecco, presumo che gli argomenti trattati siano in qualche modo gli stessi, no? Sì, in questo libro Charles Robin riprende e approfondisce i temi trattati da Michel, essendone un allievo prosecutore nella linea di pensiero e nella linea di interpretazione ideologica degli eventi in corso e delle culture politiche. Robin, forse in più rispetto a Michel, dà molta importanza in questo libro alla disarticolazione dei legami affettivi nell'ambito di un sistema capitalistico assoluto di mercificazione e di monetizzazione integrale della società, divenuta ormai una post-società, una società liquido-moderna. Sulle tracce quindi del pensiero di Zygmunt Bauman, sì, possiamo dire. Sì, sì, infatti cita molto Bauman, Robin, in questo libro. Per esempio c'è una critica radicale del femminismo postmoderno, che io condivido in pieno. Condivido la critica al femminismo come attacco all'identità maschile. Come femminismo dei ceti ricchi. E il femminismo modaiolo che insorge contro Berlusconi e il Rubygate, affollando le piazze d'Italia nel febbraio del 2011 contro Berlusconi che di fatto mercifica la donna, e poi però quando nel marzo di quell'anno, del 2011, la NATO attacca la Libia, le piazze erano vuote e coloro i quali, uomini e donne, manifestavano contro i Berlusconi rimanevano a casa, di fatto avallando un intervento criminale della NATO contro Gheddafi, in quanto Gheddafi doveva essere abbattuto perché è amico di Berlusconi. Questo tipo di femminismo, questo tipo di modalità contestataria del tutto simile a quella delle rivoluzioni colorate nei paesi da ricondurre sotto l'egida del capitalismo americano, ecco, questo tipo di contestazione così semplicistica di fatto elude il contesto e punta solo l'attenzione su determinati eventi e fatti di tipo puramente emozionale, contingente, però conformi a quello che la società dello spettacolo veicola ogni giorno attraverso le riviste di costume o le trasmissioni televisive più generaliste. Oggi bisogna fare una differenza sostanziale, la differenza tra liberazione e liberalizzazione. La liberazione collettiva e individuale è frutto di una presa di consapevolezza. La liberalizzazione è un adattamento delle mentalità individualizzate alla società dei consumi capitalistici e del desiderio illimitato al successo personale e alla visibilità individuale. La liberalizzazione è un fatto individualistico, la liberazione è un fatto collettivo, ma sono due cose diverse. Oggi la sinistra, come ben spiega Robin, ha abbracciato il dogma della liberalizzazione e ha rinunciato ad essere un movimento di liberazione su basi nazionali e comunitarie. La sinistra oggi fa riferimento al materialismo pratico, ha rinunciato alla spiritualità, al sacro,
e guarda ad una società interamente mercificata, e ne è uno degli ed è la, a livello culturale l'attore privilegiato di questo processo di mercificazione e di omologazione in corso. I liberali e i radicali di sinistra oggi sono gli apparati politici affidabili di gestione di processi di liberalizzazione turbocapitalistica.